Grazie Stefano, sono veramente felice di potervi parlare dell'esperienza nel comune di Mirandola, il sito che è online da marzo con le linee guida di Agid. Nell'ottobre del 2016 Irene Capati nel suo post ha festeggiato la notizia che Agid aveva rilasciato le linee guida per il design dei servizi e Irene scrive: finalmente Agit inizia a parlare di pubblica amministrazione, di siti per la pubblica amministrazione. Il Savvy Design è un approccio alla progettazione che si occupa di definire come si svolge la relazione tra un utente e un'organizzazione. Le linee Agit sono le linee guida, uno strumento di lavoro per la pubblica amministrazione e i loro fornitori e servono ad orientare la progettazione di ambienti digitali, appunto i siti web. Quando l'organizzazione è una pubblica amministrazione e l'utente è un cittadino, ci sono alcune raccomandazioni da seguire. Partire dai bisogni dei cittadini per consentire al cittadino di ottenere facilmente e rapidamente ciò di cui ha bisogno. E i servizi offerti inoltre devono essere semplici e chiari, in modo che il cittadino riesca a orientarsi. Agi suggerisce anche di avere questi obiettivi, in particolare scrivere per le persone, ovvero scrivere documenti semplici e lineari, usare un linguaggio semplice e chiaro e organizzare i contenuti e i documenti in modo che sia facile da trovare. Io sono convinta che sia importante questa cosa e con i miei redattori insisto molto sull'importanza di scrivere per le persone. Chi è il cittadino? Il cittadino sono io che abito a Mirandola e ho bisogno di avere un'informazione di come pagare l'IMU, di quando scade. Il cittadino è il mio vicino di casa, Adriano, che ha 75 anni, mi ferma per strada e mi dice: Carla, devo rinnovare la carta d'identità, dove devo andare, cosa devo fare? Oppure la mia parrucchiera, che intanto che è lì che mi pettina, mi chiede: Carla, ma mi sai dire se c'è la fiera di maggio quest'anno? Quindi il cittadino è colui che ha bisogno di avere informazioni sugli eventi e anche sui servizi che vengono erogati dalla pubblica amministrazione. Questa è la slide del sito web prima che venisse inaugurato, cioè diciamo del vecchio sito. Con Google Analytics io ho estratto la situazione degli utenti per un anno intero e ho visto che il sito web del Comune di Mirandola avevo avuto un incremento del 93% nell'anno 2020. Questo significa che io avevo un sito efficiente, molto visitato. Non dimentichiamo che però il 2020 è stato l'anno della pandemia e questo ha visto l'esplosione di accessi al sito web dovuto al fatto che la pubblica amministrazione ha erogato la maggior parte dei servizi online attraverso domande online attraverso il proprio portale e questo ha portato a questo grosso incremento. Il sito che io volevo aggiornare, quindi era un sito molto visitato. Il progetto che ho portato avanti si è svolto con questi step. Intanto io ho formato un gruppo di lavoro con i redattori. Ho guardato cosa fanno gli altri siti, è molto importante guardarsi intorno e vedere chi aveva già sviluppato il sito web, cosa aveva realizzato. Abbiamo definito la grafica dell'home page, grafica che poi io ho portato in giunta e ho fatto provare agli amministratori. La Rettalto ha implementato l'ambiente di base, dopodiché abbiamo lavorato per mappare l'architettura esistente e abbiamo scritto le regole per come volevamo che fossero migrati i dati. Sono stati migrati i dati e è stata fatta la formazione a me e ai miei redattori. Alla fine, l'ultima parte del lavoro è stato quello di organizzare i contenuti. Questa è come era il sito nel 2020. Vi ho voluto portare l'immagine del vecchio sito perché, come abbiamo visto da Google Analytics, questo era un sito tenuto aggiornato
ed era anche ben strutturato. Io avevo già le informazioni divise per servizi online, aree tematiche, eventi. Questo è il footer, sempre del sito vecchio, che vi voglio mostrare perché si vede in chiaro dove navigare il sito, quali erano le aree tematiche in cui avevo organizzato i dati. Questo è importante e vi spiegherò poi cosa significa prendere questi dati dalle aree tematiche nel nuovo sito Agit. Una parte molto importante che ha portato via molto tempo è stato il processo di migrazione dati. E qui vorrei soffermarmi in modo particolare, anche un po' per assicurare chi tra voi deve ancora intraprendere il progetto di fare un nuovo sito. Io avevo un sito Plone e i dati nella nuova versione di Plone potevano essere migrati tranquillamente. Quando io ho mappato i dati, perché il primo step che consiglio di fare è veramente andare a vedere che dati avete, perché dovete fare un po' di analisi, anche per capire quali dati mantenere e quali dati buttare via. Tenete presente che rifare un sito vuol dire proprio fare una bella pulizia di dati che non sono più utili. Io ho guardato i dati del vecchio sito, ho visto che c'erano delle cartelle di diverso tipo, ma anche cartelle modulistiche, cartelle di regolamento, cartelle di immagini. Il secondo step del processo di migrazione dati prevede che dopo aver mappato i dati in un foglio di Excel o come volete voi, venga eseguita un'analisi che io ho fatto in modo chiaro e puntuale rispetto al fatto che, come vi ho detto, io avevo delle aree tematiche nel vecchio sito e sono andata a vedere, ad esempio, i documenti del cittadino della mia area tematica, quindi di quel contenitore che io avevo nel vecchio sito, il servizio Agit li tratta e li chiama anagrafe e stato civile. Quindi è stato molto facile per me pensare e anche attuare il fatto che i documenti del cittadino andavano poi inseriti in questo nuovo servizio, con questa nuova tassonomia descritta da Agit. Così la scuola e la formazione non ho avuto dubbi di metterla nell'area educazione e formazione. Questa fase è una fase importante che vi permette quindi di avere chiaro, partendo dal vecchio sito, come gestire i dati secondo la tassonomia Agit dei servizi. Importantissimo è stato il momento in cui con Reparto abbiamo individuato le regole per migrare i dati. Vi rassicuro sul fatto che non c'è nessuna attività a carico vostro, perché è un software che migra i dati, o perlomeno è un software che fortunatamente è riuscito a migrare i dati del mio vecchio Plone, con delle regole che abbiamo studiato insieme al team di Reparto e in particolare io ho capito che con le prove, i test che abbiamo fatto, che le mie pagine potevano diventare tranquillamente dei servizi. Questo secondo le linee Agit. Quindi c'è stato questo software che si è preoccupato di fare la conversione dati. Vi faccio vedere, meraviglia delle meraviglie per me, perché non me l'aspettavo. Questo è una pagina che proviene dal vecchio sito, però come l'ha trasformato il software, me l'ha trasformato in servizio, non c'è stato bisogno che io facessi niente. Questa attività vi solleva e vi dovrebbe rincuorare perché Plone su Plone si può migrare. Una volta che i miei dati sono stati ricopiati da questo programma e depositati in una cartella che noi abbiamo chiamato vecchio sito, poi l'attività di spostare questi dati aggiungendo solamente piccolissimi valori che magari non esistevano nel vecchio sito ha fatto sì che io potessi andare online in pochissimo tempo. Vi faccio vedere quindi qual è il risultato. Questo è il sito del Comune di Mirandola, online. Questa è la home. Allora, Agit ci dice già,
Come dobbiamo noi strutturare le informazioni? Non ci dobbiamo tanto preoccupare del design. Quello che Irene esaltava era proprio questo fatto. Non abbiamo perso tempo a fare il disegno della home. Abbiamo scelto la tonalità del blu piuttosto che un altro colore, ma dove vanno i bottoni? Come si chiamano? Il nomenclatore? È già Agit che ce lo dice. L'amministrazione novità, servizi, documenti e dati. Devono rimanere con questo nomenclatore, si devono chiamare così. Agid lo suggerisce e questo fa sì che tutti i siti aderenti alle linee Agid siano conformi e identici. Il cittadino farà la stessa esperienza, troverà le informazioni nello stesso modo, qualsiasi sito sta visitando, su qualsiasi sito sta navigando. Quindi argomenti sta a destra, come dice Agid, il cercatore in alto e di fianco i bottoni dei social. Io ho scelto di strutturare il mio sito a fasce e in alto subito abbiamo deciso di mettere un video in evidenza, in questo caso l'inaugurazione della Ciclovia del Sole, che vi invito di andare a vedere questo video, ma anche a visitare la Ciclovia del Sole che è appena stata inaugurata. La seconda fascia, subito dopo il video, è dedicata alle notizie, notizie o avvisi, con le relative immagini. Scorrendo, troviamo gli argomenti in evidenza. Gli argomenti sono un'altra novità di Agid, ovvero la possibilità di rintracciare le informazioni, le pagine, con una parola che li raggruppa appunto di argomenti, un tag che noi possiamo inserire nel momento in cui carichiamo un servizio. Adesso in evidenza ci sono questi, il coronavirus, la manutenzione, il servizio online, ma il redattore può modificare questi tre box a suo piacimento, a seconda di qual è l'argomento a cui vuole dare maggiore rilevanza. A seguire, sempre scorrendo verso il basso, abbiamo il cercatore dei servizi, i comunicati stampa, abbiamo scelto di pubblicarne sei contemporaneamente, ovviamente in ordine di cronologico, i link ai siti tematici, quindi potete fare una fascia in cui mettere in risalto i link ai siti che importanti per la vostra amministrazione. Per concludere, abbiamo il footer. Il footer ci fa capire veramente come Agid lavora e come Agid vuole che le informazioni siano strutturate, perché nel footer vediamo cosa contiene il link amministrazione, novità, servizi, documenti e dati. In chiaro. Agid ha introdotto questa novità che sono le pagine di disambiguazione. Cosa significa? Significa che nel bottone amministrazione, in qualsiasi sito Agid in cui io sto navigando, trovo le informazioni riferenti ai politici, agli organi di governo oppure agli uffici. Se invece voglio navigare nel bottone novità, troverò notizie, comunicati, eventi e avvisi. I servizi sono un'importante area del nostro sito. I servizi contengono tutto quello che la nostra amministrazione eroga. Agid dice: l'amministrazione eroga dei servizi, ovvero dei procedimenti. Ha preparato Agid stesso un nomenclatore e vi consiglio di attenervi a quello che Agid ha già definito. Questo significa che le informazioni che voi volete inserire, i procedimenti della vostra pubblica amministrazione, devono trovare posto in uno di questi servizi, così come li vedete elencati. Io ho anche aggiunto scopro i servizi online perché avevo la necessità di dare risalto ad alcuni servizi online usciti in questo momento. Come vedete, si può anche modificare la pagina servizi. Io ho sfruttato l'esempio del comune di Modena,
e tra pronisti, insomma, questo è permesso. Insomma, come vi ho detto, prendete esempio da siti che sono già online. Questa è una cosa molto importante, insomma, vedere qualche idea che qualcuno ha già sviluppato può aiutare a migliorare la visualizzazione delle informazioni. I documenti e dati è il terzo box, che contiene l'ambulatorio online, le delibere del termine e i bandi dell'ente. Come vedete, tutto in chiaro, tutto molto ordinato e questo secondo me facilita molto chi naviga, il cittadino che è alla ricerca delle informazioni. Vi voglio far vedere cosa significa essere un utente autenticato e guardare veramente all'interno del mio plone. Se io sono autenticato e clicco sulla home, ecco che vedo cosa contiene e vedo che l'amministrazione, novità, servizi e documenti e dati sono delle pagine. Le notizie in primo piano invece è una cartella. L'amministrazione trasparente che ho messo nel piede è un collegamento. Quando io ho potuto navigare in plone che mi è stato consegnato, visualizzare questa cosa, vedere il piano editoriale, ovvero la struttura dell'informazione, mi ha chiarito definitivamente come si lavora nel sito Agit. Vi voglio fare un esempio di come si crea e modifica una pagina, perché mi è capitato questa richiesta. Ho ricevuto una telefonata, il referente dell'ufficio stampa mi ha detto non riusciamo a trovare il link per seguire le sedute del consiglio comunale. Per favore, mi crei una pagina. Io ho detto certamente, non ti preoccupare, ci penso io. Allora, la richiesta era di mettere il link per raggiungere il programma di Civicam, quello che trasmette in differita i consigli comunali registrati. La prima cosa che ho dovuto fare è fare uno sforzo e capire dove mettere questo link. Agit dice che il consiglio comunale, la giunta, sta dentro organi di governo, che sta dentro amministrazione, quindi io sono entrata in organi di governo e ho operato per aggiungere questa pagina. Quando ho premuto il bottone più, quello che mi permette appunto di aggiungere un nuovo elemento, mi si è aperto il box a destra con tutti i possibili tipi di contenuti permessi da Plone. Potevo aggiungere un argomento, una cartella, un collegamento, un dataset. Io sapevo già che l'elemento che mi serviva era una pagina, quindi io ho selezionato Aggiungi pagina. Mi si è aperto questo ulteriore box in cui il cursore si è posizionato dove c'è scritto Digita il titolo. Contemporaneamente a destra è comparsa la pagina blocco. Vi ho voluto mostrare questo esempio perché questo è una grossa novità rispetto a come siamo abituati a vedere Plone. Ho potuto quindi subito digitare le informazioni con questa struttura presente nel blocco. Prima ho scritto il titolo, seduto del consiglio, seguito ovviamente da un sottotitolo, una piccola descrizione. Poi ho ritenuto opportuno aggiungere anche un'immagine e velocemente, quindi ho ricercato l'immagine che mi serviva per caratterizzare questa pagina. Di fianco al blocco, poi, dopo aver inserito il testo, aver inserito alcune informazioni nel blocco di testo, ho inserito anche il cosiddetto blocco immagine, perché volevo aggiungere l'immagine della web TV, quella che vedete a destra. Ho selezionato l'allineamento di questa immagine, ho selezionato il tipo di dimensione, ho messo il link a Civicam ed ecco il risultato della pagina online in questo momento. Vi ho fatto questo esempio perché secondo me è esplicito e vi fa capire chiaramente come in pochissimi minuti io abbia raggiunto
l'obiettivo di pubblicare una pagina. È veramente molto facile e secondo me vi appassionerete a questo strumento. Come vedete, dopo io ho aggiunto anche il link all'ultimo consiglio comunale del 30 marzo e questo insomma è un'informazione in più. Lo stesso interlocutore che mi ha chiesto di aggiungere la pagina del consiglio per seguire in diretta il consiglio comunale mi ha detto, però potresti mica pubblicarmelo anche in home page? Vi arriveranno mille richieste di questo genere, perché nella mente delle persone, se un elemento non è in home page, non esiste. In questo caso ho ritenuto che fosse importante accettare, insomma, di mettere un link in home page, perché riguarda anche la comunicazione. Quindi ho pensato, qual è il posto migliore dove poter posizionare un link? Nel PIE ho pensato, è corretto perché io ho anche una sezione che si chiama comunicazione, quindi ho inserito un link, segui la diretta del Consiglio Comunale con la funzione di table footer setting. Anche questa operazione non mi ha impiegato più di 5 minuti di tempo, quindi insomma abbiamo accontentato il consigliere che non riusciva a leggere e a seguire il consiglio comunale. L'utente anonimo che clicca su organi di governo vede una pagina di questo tipo, vede il link per aprire la giunta, il consiglio comunale, le commissioni consiliari, come vedete, e anche la pagina che vi ho appena mostrato, cioè le sedute del consiglio comunale. Se vi approntate a fare un sito web Agile, dovete partire per prima cosa caricare la struttura del comune. Caricare o anche se vi hanno migrato i dati della vostra struttura, è il primo step da fare. Perché occorre avere gli uffici caricati? Perché tutta la struttura dei servizi si regge sul fatto che un servizio è erogato da un ufficio. Quindi armatevi di pazienza, prendete la vostra pianta organica, il vostro DUP e caricate nell'area degli uffici tutti i vostri uffici. Questo è un esempio che vi ho voluto portare, l'ufficio protocollo. L'ufficio protocollo, per caricare questa pagina, vedete che c'è già chiaro, indicato che cosa, quali sono gli elementi che è possibile caricare. Oltre al titolo quindi ufficio protocollo, anche il cosa fa, la struttura, le persone, vedete la struttura, il responsabile, l'assessore di riferimento, le persone che lavorano in questo ufficio e poi anche i servizi. I servizi non vengono caricati in questo momento, ma nel momento in cui io nell'area opportuna dirò e caricherò il servizio come fare una segnalazione e metterò l'informazione che l'ufficio di riferimento dell'adempimento come fare una segnalazione, l'ufficio protocollo, farà sì che questo servizio compaia poi nell'area servizi legata al servizio. Vi faccio vedere come in chiaro Plone poi dà la possibilità anche di geolocalizzare l'indirizzo dell'ufficio con anche gli orari di apertura, eccetera. Queste informazioni sicuramente le avete anche nel vecchio sito. Quello che non avete nel vecchio sito è che legato a questa unità organizzativa, legato all'ufficio protocollo, poi trovate anche i documenti. Il modulo petizione io non l'ho caricato in questa pagina, ma in qualche area del nostro sito è stato caricato il modulo petizione e a questo modulo è stato scritto in modo obbligatorio che l'ufficio che lo prepara, qual è l'ufficio di riferimento che prepara il modulo petizione? È l'ufficio protocollo. Quindi, come vedete, è tutta una correlazione di dati, non ci possiamo sbagliare. Il cittadino non si sbaglia più se ha bisogno del modulo petizione e non lo trova, però va a
Direttamente a vedere che l'ufficio responsabile, l'ufficio protocollo, e quindi può mandare una mail oppure può insomma individuare sempre chi è il referente a cui rivolgersi sia per un servizio sia anche per un banalissimo modulo che magari non è aggiornato o non è disponibile. Vi sto parlando sempre di servizio, 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 servizio. Questa è la novità culturale. Per noi della pubblica amministrazione, perché noi quando parliamo di servizi abbiamo in mente la pianta organica, i servizi demografici, il servizio protocollo, invece Agide dice che il servizio è il procedimento, ovvero quello che l'ufficio fa, tutti i nostri adempimenti. Il template del servizio ha un indice, così come vi sto mostrando in questa slide. Vi faccio un esempio di ricerca di servizio. Allora, questo è il cercatore. Il cercatore, la finestra del cercatore che si apre quando in alto a destra in home io premo la lente di ingrandimento. Io ho fatto una ricerca per il servizio e ho scritto, ho digitato come fare una segnalazione. Sapevo già che era un servizio, quindi io nella sezione ho selezionato cercamelo tra i servizi. Cosa ha fatto il mio plone? Mi ha restituito sette risultati. Il primo è come fare una segnalazione, ma mi ha restituito anche altri risultati perché questo potentissimo motore di ricerca mi ha restituito anche altre aree del sito che contengono la parola segnalazioni, fosse anche solo l'interno di un modulo. Quindi io come fare una segnalazione, l'ho trovato, ho cliccato e vi mostro cosa intendo per questa sono i nostri procedimenti. Intanto, se fate appunto un nuovo sito web, vi dovete rifare ai servizi Agid. Come fare una segnalazione? Secondo Agid, può essere contenuto all'interno del servizio vita lavorativa. E infatti io l'ho caricato in vita lavorativa. Ho caricato il titolo, ho caricato la descrizione del servizio e poi, vedete a destra, in argomenti trovate la parola comunicazione. Questa è la modifica del servizio in edit. In particolare, vi ho fatto vedere questa slide perché volevo che voi puntaste l'attenzione appunto sulla tabella a sinistra, come Agid ci guida a caricare queste pagine. Ci sono già tutte le sezioni su cui noi possiamo caricare le nostre informazioni, ovvero a chi si rivolge, cosa serve, se ci sono dei costi, i tempi e scadenze, i casi particolari, i documenti e i contatti. Questo fa sì che l'informazione esca per tutti gli uffici comunali, per tutti i nostri procedimenti in modo omogeneo. Non possiamo sbagliarci e questo aiuta molto, secondo me, ci rende il lavoro molto più semplice. In basso, l'ultimo valore che vedete è la tassonomia argomenti, quello che io vi ho indicato prima, comunicazione. Agid ci permette di aggiungere un piccolo tag, una parola chiave legato al procedimento che noi stiamo pubblicando. Secondo me, come fare una segnalazione rientrava tra gli argomenti di comunicazione. E quindi ho selezionato come argomento comunicazione. Questo è un altro valore obbligatorio quando io sto caricando un servizio, il cosa serve, vedete c'è il pallino rosso, e finalmente tutti siamo obbligati a scrivere in chiaro cosa devi fare se vuoi fare una segnalazione, cosa serve e l'ufficio responsabile chi è? È l'ufficio protocollo. Ecco, vedete che si chiude il cerchio. Importantissimo, secondo me, Plone qua,
si è superato, perché quando io inserisco come fare una segnalazione servizio, mi trovo già la cartella modulistica precaricata, una cartella nella quale io possa uploadare velocemente il modulo per la segnalazione, il modulo che magari io avevo salvato sul mio PC, eccetera. Vedete cosa vede il cittadino? Il cittadino che sta leggendo la pagina, dopo i contatti, cioè l'ufficio protocollo referente del modulo come fare, del servizio come fare una segnalazione, troverà il modulo per segnalazione con la sua bella graffetta. E questo fa sì che sia chiaro che questo è un modulo scaricabile che mi può servire per fare la segnalazione. Non devo stare a leggere 1.000 pagine perché è in fondo. Lo trovo speditamente. Vi ho parlato degli argomenti. Gli argomenti rispondono alle esigenze di organizzazione dei contenuti del sito. Sono una novità. Io ci ho messo una marea di tempo a capire quando navigavo sul sito di Cagliari cosa volesse dire avere le informazioni per argomento. In verità è molto efficiente Plone quando ci permette di visualizzare attraverso una pagina di argomento, in questo caso associazione, i servizi che io ho collegato al tag associazione, con anche l'ufficio di riferimento di questo argomento. Ultimo, ma è solamente un caso, ho messo il riferimento alla formazione. Non mi dimenticherò mai di ripetere a chi mi chiede: ma come hai fatto a fare questo sito in così poco tempo? È stato facile? È stato difficile? La risposta è: la motivazione e la determinazione sono importanti, ma senza la formazione mia e dei miei editor, non avremmo raggiunto il risultato, ottenuto in così breve tempo. Quindi un applauso ai ragazzi della Retartle, di cui ho rubato questa diapositiva, perché è veramente sempre una questione di apprendimento. Grazie.